Benvenuti a Full Gas. In studio Fabrizio Monaco con Paolo Senni e Laura Piras. Il problema è che queste non sono qualifiche, questa è una giungla, non si può fare delle qualifiche con 200 persone in pista, gente che esce, bandiere gialle. E ascoltate me che ho un po' di anni, vuoi portare un pacchetto interessante, ma magari scalda troppo e allora ti fermi a destra. Guys, we are more than open to help you, but no money, no honey. E allora eccoci ritrovati come ogni lunedì sera, siamo in live, siamo in diretta qui dallo studio di Full Gas, puntata numero 157, benvenuti, bentrovati, io sono Fabrizio Monaco, qui come al solito accanto a me c'è Paolo Senni, ciao a tutti. E abbiamo anche in connessione remota, questa volta di qua, no di là. Laura Piras, bravo, così. Esatto, da questo lato. Per chi non ci sta seguendo su YouTube, abbiamo cambiato un attimo la veste grafica, per cui ancora mi devo orientare su come indicare Laura. Però insomma, benvenuti, bentrovati. Stiamo diventando sempre più figherrimi. Certo, okay. Qui il glamour abbonda. Del resto la Formula 1 è glamour. Ci adeguiamo. Ci dobbiamo adeguare anche noi per quello che riguarda la Formula 1, che poi non è l'unica competizione, l'unica categoria che seguiamo. Anzi, ce ne sono ben altre. Però, dicevo, qui le cose cambiano, come vedete. Abbiamo ristrutturato un pochino la nostra veste grafica per chi ci sta seguendo su YouTube, ma ricordo anche che siamo presenti su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta, siamo un po' dappertutto. Saluto chi ci sta seguendo su YouTube. Max, buonasera, buonasera, ben trovato. E come ogni settimana siamo qui per parlare di motorsport e lo faremo, visto che siamo nella settimana, nella week race del Gran Premio di Australia, che ci costringerà a fare notti insonni, vero Laura? Ne parlavamo prima? Sì. Notti insonni, anche perché la gara è domenica e tra l'altro questo mi dà l'opportunità di ricordarvi che c'è un gruppo Telegram a cui potete unirvi, il nostro gruppo Telegram. Basta andare su Telegram e cercare Full Gas Racing, oppure andare sul nostro portalino fullgaspodcast.it, trovate una serie di pulsanti, anche quello incluso, che vi riporta direttamente al nostro gruppo Telegram. Unitevi a noi, perché insomma qua si chiacchiera. E perché parlavo del gruppo Telegram? Perché come sapete noi inviamo delle notifiche un'ora prima dell'inizio di ogni sessione. Ora, essendoci qua il Gran Premio in Australia con gli orari che ne consegue, io non vorrei disturbare i nostri amici che stanno sul gruppo Telegram per così alle 4 di mattina, o peggio ancora nel caso delle prove libere e delle qualifiche. Però abbiamo lanciato un sondaggio e il risultato è stato sì, perché no? E allora noi andremo avanti con le nostre notifiche. Oltre alla Formula 1, anche altre categorie. Ha corso l'IMSA, c'è stata la 12 ore di Sebring, gara favolosa, poi magari ne parleremo un attimo. E tutto questo per introdurre il nostro ospite di questa settimana, che è niente di meno che Mario Donnini di Autosprint, figura storica, firma storica di Autosprint. Lo avremo tra poco più di 10 minuti in collegamento telefonico con noi. E mentre Paolo, per quello che riguarda invece la parte storica di Full Gas, cosa ci racconti stasera? Beh, questa settimana parliamo di una scuderia, delle scuderie dimenticate, parliamo della Forti Corse. Io questa non me la ricordo. Non me la ricordo. In realtà è una delle scuderie che ha tirato fuori parecchi talenti, sì, tra i quali alcuni dei nostri amici, diciamo così, Andrea Montermini, sì, e diversi dei piloti che abbiamo anche intervistato. Allora, confesso che questa me l'ero proprio persa, cioè il nome qualcosa mi dice, ma se te la ricordi in pista? No, non me la ricordo in pista, però il nome qualcosa mi dice. Laura, siamo, che tu sei, diciamo, nel 95-96. sì, che poi quello era anche il periodo dove scuderie nascevano e morivano in un attimo. Morivano in un attimo. Pensiamo all'Andrea Moda, no? Per esattamente, esempio. E fa parte proprio di quel filone, molto bene. E bene, allora questo è un po' come si svilupperà la puntata di oggi, e quindi non mi resta altro che dare ufficialmente il via a questa puntata di Full Gas. Full Gas,
l'attualità e storia della Formula 1 e del motorsport. Perché a noi piace tutto ciò che ha un telaio, un motore, quattro ruote e possibilmente un volante. Quanto mi piace questa cosa del possibilmente il volante, è una cosa che proprio... No, aspetto ogni volta che c'è l'intro, aspetto che arrivi quel pezzo, perché immagina senza il volante, no? Va bene, queste sono lucubrazioni mentali mie, insomma. Sì, abbiamo riabilitato i commenti su YouTube, non so perché saremo disabilitati, ma insomma, vabbè, quelle sono cose che poi sbrigheremo tecnicamente, però nell'attesa che arrivi il nostro ospite, ragazzi, allora va avanti la polemica sulla Formula 1. Parlo del caso Horner, che sembra tutt'altro che risolto, perché comunque la dipendente che è stata protagonista, volente o nolente, di questa situazione, si è incassata il milioncino. Però ha detto: sai che ti dico, io faccio ricorso e faccio anche un esposto, chiamiamolo così, alla FIA, al comitato etico della FIA. A questo punto mi viene da pensare veramente a che pro, perché voglio dire, se la questione internamente si è risolta tra la dipendente e Red Bull, e tu i soldi li hai presi, non so, Laura, come la vedi sta situazione? Come la vedo? Bisognerebbe essere dentro, ridere. Sì, quello sicuramente. Se comunque è stata messa in ballo la FIA, che la FIA ci faccia sapere il prima possibile, che ci dia una risposta chiara e che questa storia finisca il prima possibile. Ma mi chiedo, la FIA cosa può fare? Cioè, nel senso, cosa può fare? Squalifica Horner? Cosa fa? Questa è una cosa non ho mai capito, sinceramente. Però a questo punto, in questo marasma di informazioni più o meno chiare, speriamo che l'organo, diciamo, di vigilanza della Formula 1, spero che, insomma, sia proprio l'emblema della chiarezza e l'emblema della sincerità, anche se ho i miei dubbi in merito. Però... cioè, è una cosa che sta durando veramente da troppo tempo, bisogna metterci un freno. No, anche perché il problema qual è qui? Che adesso io sinceramente sono vorrei anche capire che tipo di risvolti può avere. Intanto saluto anche Andrea Zorzan, che si è unito a noi su YouTube, buonasera. E, io sinceramente non so che tipo di risvolti può avere, e bisognerebbe anche capire... il comitato etico, che range di azione ha? Cosa può fare un comitato etico, Paolo? Tu lo sai? Beh, diciamo che può esaminare il comportamento dei componenti di alcune scuderie. E poi, ok, certo. Va bene. Allora, supponiamo che adesso magari lo chiederemo anche a Mario quando si unirà a noi. Ma, esatto. Va certo bene. È che non può dare direttive troppo nette rispetto a quello che può essere il comportamento all'interno di una società privata. Quindi... Vabbè, allora parliamo sempre però di una competizione sportiva che è sottoposta a un regolamento sportivo, quindi da qualche parte deve essere previsto che il comitato etico può intervenire. Questo magari Mario ce lo saprà spiegare, ma io sinceramente mi sono chiesto, ok, adesso il comitato etico, che poi immagino che la domanda se la siano già fatta, perché quando la FIA si è riunita per discutere internamente del caso Horner, la domanda se saranno fatta, ok, se la patata bollente arriva a noi, che facciamo? però non vorrei che fossimo incappati in una zona grigia regolamentare che ha poco a che vedere con lo sport. Però insomma, questo sarà argomento di discussione. Mentre ho pubblicato un video su YouTube qualche giorno fa chiedendomi se in qualche modo Oliver Berman potrebbe diventare potenzialmente un problema per la Ferrari e per Sainz, perché adesso Berman lo vorranno un po' tutti, no? Dopo l'exploit che ha fatto in Arabia Saudita, e quindi pilota che viene dall'Academy Ferrari, e Ferrari a un certo punto si troverà nelle situazioni di dover decidere cosa fare di questo ragazzo, se metterlo in asse veramente, oppure se concedergli spazio da qualche altra parte, che vorrebbe potenzialmente dire anche perderlo da un lato, e
soprattutto in ottica Sainz 2025, perché Sainz poi arriverà, dovrà scegliere una scuderia, e immagina una scuderia che si trova a dover fare la scelta tra un Sainz e un Berman, perché a questo punto, no? Potrebbe crearsi una situazione di concorrenza in questo senso. Non lo so, parto da te, Laura. Allora, ci stai pensando troppo. Berman ha sicuramente fatto un piccolo capolavoro in Arabia Saudita, l'ho detto e lo ridico e lo ridirò fino alla fine dei tempi, perché veramente mi ha impressionato. Però mi ricollego a nome Haas, sì, che ho detto prima. Più volte comunque hanno sostenuto un po' più la causa dell'avere i piloti, diciamo, i veterani, ecco, i piloti abbastanza, diciamo, ormai rodati. Quindi non so se Berman possa entrare in squadra, e certamente il pilota adesso si trova in una situazione abbastanza spinosa, perché dice: cavolo, cioè, primo weekend vero e proprio che faccio e subito vado così forte, quindi accipicchia, voglio mettermi alla prova. Sì, c'è una Ferrari lì sotto da quelle parti. Sì, assolutamente, assolutamente, però dice: perché no? Perché non avere un sedile? Già. Però dall'altra parte, giustamente, almeno in Haas, fino adesso vogliono piloti ed esperienza. Paolo. Non che Berman non sia d'esperienza, però. Beh, sì, esperienza ha fatto adesso non in poco Formula rispetto 1. A Hülkenberg, certo. E a Magnussen. No, certo, in Formula 1 non ha fatto niente, una gara ha fatto. Certo. Paolo. Ma secondo me ancora è presto per dirlo, nel senso che il ragazzo ha bisogno sicuramente di un altro anno di Formula 2, perché comunque dovrà affinare ancora determinate cose, preparazione fisica, eccetera, eccetera. E questo è quello che vorrebbe Ferrari, però se arriva un team e nel frattempo te lo toglie da sotto? Vediamo, ci sarebbe da capire se il contratto di Hamilton ha una durata è pluriennale il contratto di Hamilton. Esattamente, questa durata pluriennale, se sia compatibile con l'arrivo di Berman in Ferrari. Ma allora no. Certo, non sappiamo però le clausole del contratto di Hamilton. No, secondo me allo stato attuale delle cose non è compatibile, nel senso c'è Hamilton, punto e basta. Ed essendo pluriennale si come dire, prolungherà nel tempo. Adesso non so se sarà biennale, triennale, quello che è. Però non so se Hamilton sarà un nuovo Alonso in questo senso, diciamo. In che senso un nuovo Alonso? Nel senso Alonso sta continuando a correre all'età di 43 anni. Non so se Hamilton sia totalmente disposto a correre fino a quell'età, perché sì, è vero, la fame di vittorie, però vedo un Hamilton un po' diverso. Ma Hamilton secondo me si ritira una volta che ha vinto l'ottavo titolo. Sì, sì, potrebbe essere quello. L'ottavo titolo. Esatto. Sì, ma lui il fatto di venire in Ferrari è strettamente legato a questo concetto dell'ottavo titolo. Non ne vedo altri, sinceramente. Sì, va bene chiudere la carriera in Ferrari, però se mettiamo insieme lo scenario, no, certo, ottavo titolo, Super Schumacher in Ferrari, apoteosi. Mira è quella sicuramente, però bisogna vedere appunto quanto la Ferrari sarà in grado di poterlo supportare in questo nei prossimi anni, speriamo. E lì sicuramente avrà ricevuto qualche rassicurazione da Vasseur. Sì, sì, lì sì, quello probabile. Lì c'entra Vasseur sicuramente, io non penso che... Quello è probabile. Allora, lui lo ha dichiarato, insomma, che Vasseur è stato un elemento fondamentale nel suo passaggio in Ferrari, e mi ricordo che abbiamo anche detto qualche puntata fa che comunque ci deve essere stata una qualche forma di rassicurazione, sì, o sì, di garanzia. Adesso non è che gli puoi andare a dire: sì, guarda, arrivi qua e vinci il mondiale. Certo. Però comunque gli deve essere stato presentato un progetto, quantomeno un'idea con una programmazione anche di tecnici che potenzialmente arriveranno, sì, e, insomma, altrimenti Hamilton non è che si muove così.
No, 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 quello sicuramente. C'è un sicuramente c'è qualcosa dietro. Questo, questo è poco ma sicuro. Vediamo. C'è più di qualcosa, secondo me. Cioè, lì veramente è intervenuto Vasseur e sta facendo ordine. Ragazzi, vedo il nostro ospite collegato, quindi mi accingo a presentarlo. This week's special guest is... E allora è con estremo piacere che do il bentornato a Full Gas a Mario Donnini di Autosprint. Ciao Mario! Ciao, un caro saluto! Ciao buonasera. Mario, buonasera! Buonasera! Ciao Mario! Grazie per aver accettato... Ciao, ciao! Grazie per aver accettato il mio invito e qui, insomma, il Gran Premio di Australia, siamo alla settimana della Week Race e come al solito si arriva alla Week Race con una serie di strascichi, di polemiche che magari ci hanno anche stufato, che però volenti o nolenti condizionano il weekend di gara. Soprattutto mi riferisco all'annosa questione dell'Horner Gate, che abbiamo saputo, insomma, che la dipendente non solo si è intascata i soldi, ma ha fatto anche una sorta di denuncia esposta al comitato etico della FIA. La domanda che ci facevamo è che ruolo può avere adesso il comitato etico della FIA in tutta questa questione? Ma secondo me, guarda, io sapevo che i problemi di cuore o i problemi di trattamento uomo-donna non è che puoi fare il reclamo alla FIA che poi ti smonta la FIA. Cioè, io una volta c'era Castagna col dottor Stranamore. Se c'è stato comunque un presunto ipotetico e sempre probabile maltrattamento, il che sposterebbe evidentemente la questione su tutto un altro dominio, beh, non credo che sia la FIA che deve occuparsene. Cioè, la FIA potrebbe prendere atto a seguito di una sentenza passata in giudicato e eventualmente regolarsi di conseguenza nei confronti di un proprio tesserato. Però ancora siamo a livello, cioè, addirittura da arbitrato privato, sì. Che ha dato torto a chi invece si lamenta. Quindi secondo me proprio è una cosa sbicentrata anche sul piano strettamente legale. Cioè, tu chiedi che vengano adottate delle contromisure contro un tesserato quando c'è una sentenza passata in giudicato, certo. Non prima, certo. non mentre ancora c'è materia del contendere e c'è un giudizio addirittura non sospeso ma neanche iniziato in sede legale, perché c'è stato solo un arbitrato privato. Quindi io direi che, onestamente, guardate, io le cose che vedo, che leggo, anzi, come tutti noi, come tutti voi, accadere, mi sembrano fuori dal cielo e fuori dalla terra, sono veramente basito. Sì, anche perché poi è chiaro ed evidente a tutti che questo è il risultato della lotta di potere interna tra le due fazioni, quella pro Horner e quella contro Horner, guidata dall'altra, diciamo, da probabilmente Helmut Marko e la famiglia Verstappen. Se le stanno dando di santa ragione. Il problema è che sono all'interno di un team che non solo è vincente, è dominante, si accinge molto probabilmente a vincere anche questo mondiale, quello piloti sicuramente, vedremo quello costruttori se Ferrari riesce, no, a posizionarsi un pochino più in alto. E mi sembra una sorta di veramente di tentativo di suicidio questo. Io non riesco a dargli una forma. È il timing è anche sbagliato. Concordo, e mi permetto di dire che le lotte di potere, mi permetto di aggiungere che le lotte di potere in Formula 1 sono sempre esistite. Sì. Cioè, Enzo Ferrari, mentre era vincente, buttò fuori il 90% del suo team apicale, però senza che si facessero gate, scandali o chissà che cosa. Ron Dennis è stato estromesso dalla McLaren da Mansuro Ye e non è volata una mosca. Jean Todt se n'è andato dalla Ferrari e non se n'è andato bene, giuro. Però non è volata neanche una zanzara. Montezemolo se n'è andato e non se n'è andato bene, ma non è volato neanche il microbo. Aggiungo, questa ve la racconto perché è successa non tanti anni fa, mi trovai a cena con Jean Sage, ex uomo forte della Renault Formula 1 anni 80,
e ero con dei colleghi, era una cena informale e tutti noi potevamo fargli una domanda, era molto, molto squisito come clima e lui come persona. E io gli dissi proprio questo, dico, ma nessuno ha mai capito perché è imploso il team Renault Formula 1 1983, che era quello destinato a vincere il mondiale, tra certo. l'altro, e poi, poi la storia è cambiata perché Prost è andata alla McLaren. Però, insomma, perché esplose quel team, anzi implose, proprio perché nessuno disse nulla e nessuno fece mai un comunicato, semplicemente accadde in maniera opposta a quello che sta accadendo alla Red Bull, che è così fragorosa, no? Quotidianamente fragorosa. E io gli dissi, io so che una persona sbagliata finì nel letto sbagliato, e benché fossero passati oltre 25 anni, Jean Sage mi rispose, se mi fai questa domanda ne sai già abbastanza. Okay. Okay. Cioè, io sono qui per rappresentare non solo me stesso, ma anche i valori dello sport nel quale ho militato per tanti anni. Per cui la domanda che faccio io al tavolo questa sera è, ma la fonduta è davvero così buona? Un signore. Cioè, allora, vedete, io quella sera ho fatto sicuramente la parte di quello che volevo essere diretto, ma ebbi una bella lezione di comportamento. Da allora l'ho imparata, credo, e sinceramente di fronte invece ai comportamenti quotidianamente sguaiati che vedo in molte delle persone coinvolte direttamente in questa storia, non dico in tutte, in molte, onestamente provo una grandissima pena per il nostro sport. E io dico che costoro, ancora prima di confermarsi campioni del mondo, dovrebbero imparare a starci al mondo. Sì. Giusto, che è un po' il pensiero condiviso penso dalla maggior parte di noi. Io mi ricordo, cioè, la Red Bull sembra essere una di quelle scuderie veramente che dove l'importante è vincere, ma nemmeno più, cioè, non si bada nemmeno più al modo, e quindi magari anche qualche sotterfugio. Ricordiamoci anche il discorso del budget cap, sì, e tutto quello che ne è conseguito, e non riescono proprio a star simpatici alla maggior parte delle persone. Poi quando vince e domina in quel modo, ma insomma, probabilmente sì, dovrebbero anche saper vincere probabilmente. Mario, cambio un attimo discorso, veniamo in casa Ferrari, perché il Gran Premio d'Arabia Saudita ci ha regalato un Berman, una rivelazione, un'autentica rivelazione, e la domanda che mi facevo è a questo punto se Berman può diventare un problema per la Ferrari, perché un po' tutti adesso spingono per dargli un sedile l'anno prossimo, e Ferrari cosa farà? Ma guarda, io credo che sicuramente lo sistemerà nella squadra satellite più tranquilla e accogliente. Cioè, Berman, per la situazione che c'è, allora, ci fosse stata una situazione prospettica con un Sainz confermato, alla prima litigata brutta che facevano Sainz e Leclerc si poneva anche il problema, ma con un Hamilton in arrivo, con quel che costa Hamilton e quel che rappresenta, e avendo un pluriennale blindato Leclerc, come è entrato e uscito dall'orbita Ferrari, cioè dall'orbita del team Ferrari, poi dal giro largo della Ferrari ci resterà, e gli auguro di restarci il più possibile. Quindi ciò significa che se fa un'annata decente quest'anno a Formula 2, perché non dimentichiamo che poi un pilota vale quanto dice l'ultima gara che ha disputato, sì. Cioè, è chiaro che se questo va in Formula 2 da ripetente, perché è il secondo anno e non riesce a stare dietro a Zen Maloney, poi dopo l'ondata emotiva del dopo Jeddah si trasformerà in qualche altra cosa. Comunque, ragionando col senno più possibile improntato al buon senso, dico che lo sistemeranno in una squadra satellite. Cioè, si è meritato una chance, evidentemente, se non fa casino in Formula 2 la potrà mettere in pratica, la vivrà in una squadra amica della Ferrari. Da questo punto di vista, la più
probabile è sicuramente la Haas, ma potrebbe essere anche una squadra clienti come la Sauber, in attesa che arrivi l'Audi, perché c'è ancora, ci sarebbe ancora un anno di tempo. Quindi comunque vada, al posticino glielo trovano, sì, se non fa cavolate in Formula 2. Chiaro. Poi però io direi una cosa, esaltiamo il weekend, ma non esaltiamo alla follia la persona, cioè voglio dire il pilota, perché a oggi non è Ayrton Senna giovane. Ah no, certo. Cioè ha un curriculum buono, ha vinto in Formula 4 un campionato italiano, un campionato tedesco nello stesso anno, poi in Formula 3 ha vinto gare, in Formula 2 ha vinto gare. Quindi voglio dire, ok, va bene, bravino. Formula 1 è stato meraviglioso, ha debuttato nel posto peggiore del mondo per debuttare, perché quella è una pista che andrebbe vietata anche per quegli esperti, figuriamoci per i debuttanti. Detto questo, mi permetto di dire che credo che abbiamo una bravissimo pilota, non abbiamo un campionissimo ancora, certo, cioè bisogna ancora dimostrarlo, ecco. Io starei un pochino cauto sul valore oggettivo e assoluto di Berman, sarei sicuramente non cauto nel dire che è stato meraviglioso a Jeddah. Vediamo. Comunque una cosa c'è da dire, che questa Formula 1 è purtroppo troppo cattiva, perché non permette a dei giovani talenti di avere un posto sicuro in Formula 1 presto. E questo è il meccanismo che è sbagliato, perché Piastri è stato un anno fermo prima di trovare il posto, cioè ha fatto un anno da reddito di cittadinanza. Però pure lì l'Alpine si è abbastanza tagliata le gambe da sola con Piastri, eh? Ma è stata la fortuna sua che è stato fermo, perché ha fatto un tempo a litigare con l'Alpine e ad andare con la McLaren, meno male, perché se era rimasto lì si era devastato. Sì. Anche perché, insomma, pensa che il clima con Ocon e Gasly, un canadese, cioè no, scusa, un australiano, quanto sta bene con due francesi in un team francese, l'avrebbero, cioè, fuoco e fiamme, red bullizzato. Sì. No, no, insomma, chiaro. Io dico che però è il meccanismo che è sbagliato, perché Drugovic vince e non debutta, esatto, Piastri vince e non debutta, Pusher vince e non debutta, ma che cavolo ci sta a fare la Formula 2? Allora decidete voi chi volete in Formula 1, senza che stiamo a correre a spendere tutti questi soldi. Chiaro, anche perché poi giustamente dietro la carriera di un pilota giovane c'è già praticamente un'esperienza vastissima, cominciando dai kart, Formula 4, Formula Regional, per cui se poi il pilota di qualità non arriva in Formula 1 nei tempi prestabiliti, crolla un po' tutto il castello. Sono assolutamente d'accordo con te. Ma secondo te il futuro di Berman potrebbe influenzare anche quello di Sainz? Mi spiego meglio, in ottica 2025, dove Sainz ancora deve trovare un sedile, ma una potenziale scuderia potrebbe trovarsi di fronte alla scelta tra Sainz e Berman. A quel punto che faccio? Prendo il giovane promettente o prendo il pilota d'esperienza? La Sauber potrebbe prendere due fustini di Dixon al prezzo di uno. No, scherzo. Ma io non credo che comunque possano farsi concorrenza, perché, come dire, hanno due profili professionali talmente diversi che chi cerca uno non cerca l'altro. Voglio dire, se voglio uno esperto, sicuro, roccioso, consistente, prendo uno come Sainz. Se voglio rischiare un po' e buttarla sul vediamo fino a che punto è un gran talento, rischio su. Però voglio dire, a seconda della squadra che hai, scegli un profilo preciso. Sì. Quindi non dovrebbero impicciarsi. Non credo che impalleranno lo stesso elettorato, insomma, ecco, tanto per... Chiaro. Sono due, anzi, direi che forse sono le due figure più limite, più diverse, no? Nel mercato piloti. Eh beh sì, il profilo è decisamente... Troveranno posto tutte e due, perché sanno stare al mondo e sanno stare in pista. Quindi credo che troveranno posto. A meno che, ripeto, a meno che non fa un campionato
che becca in seconda al giro da Antonelli a parità di squadra, ma non credo che succeda questo. Anche perché Antonelli in Formula 2, l'esordio di Antonelli non è stato privo di problemi, vedi un po' la Prema, che non è stata proprio un fulmine di guerra inizialmente, però comunque chi si aspettava di vedere Antonelli fisso a podio è rimasto un po' deluso, e ho sentito anche Toto Wolff dire forse abbiamo messo un po' troppa pressione ad Andrea, per cui anche lì probabilmente c'è da applicare un po' di cautela, no? Sta cercando di togliergliela della pressione, e c'è da capirlo. Io credo che ha avuto un inizio che più sfortunato non poteva essere. È chiaro che adesso si ritrova con 35 punti da recuperare, che sono un macigno immenso, perché ha la pressione di prima, più quella da adesso, più la rabbia di non aver fatto grossi errori, malgrado questo di ritrovarsi troppo indietro in un campionato che non è che ha 30 gare come la Formula 1, cioè ce n'ha un po' di meno, quindi tutto quanto pesa di più. Io credo che bisogna in effetti smettere di parlare di un pilota sensazionale che è destinato a grandissime cose, bisogna lasciarlo in pace un po', che deve un po' ritrovare se stesso, e la squadra anche deve ritrovare se stessa, e poi pian piano vedere come ricostruiscono, ritrovano il filo del discorso. Certo. Quindi io credo che bisogna essere un pochino più discreti e tranquilli. Sai, anche Mini non ha cominciato vincendo, lui non ha cominciato vincendo. Purtroppo, quando si dice adesso, noi altri facciamo subito a scrivere ora non può che vincere, deve per forza vincere. Sì, ma sono tutte chiacchiere dei giornalisti, perché poi quando stai lì c'hai 25 cristiani che corrono, o 22 in questo caso, che ti vogliono sbranare, e non è proprio così scontato. Poi purtroppo sti maledetti monomarca, che dovrebbero essere come tali dei campionati che ti mettono in condizione perfettamente paritaria alla partenza, in verità il monomarca assoluto diventa tale per cui l'assetto e la squadra a volte va sempre bene, a volte va sempre male. Se va sempre bene vinci facile, se va male è impossibile che tu vinca. Quindi paradossalmente il monomarca, invece che darti le garanzie di assoluta parità, ti dà la garanzia che sarà un verdetto spesso sbicentrato e isterico, perché dipende da come la squadra becca la scheda d'assetto della singola gara, vedi appunto la Prema in Bahrain. Quindi insomma, bisogna che andiamo tutti più cauti con Antonelli, perché sennò questo lo mandiamo in depressione, lo roviniamo, gli facciamo prendere un'estate di Xanax e dopodiché diventa un'altra persona. Allora invece bisogna lasciarlo veramente in una zona d'ombra di serenità, e vada come vada, questo è il suo primo anno in Formula 2, di sicuro non dominerà tutte le gare come sognavamo, e la realtà è diversa e deve essere lasciato in pace adesso. Eh sì. Concordo pienamente. Senti, Ferrari in Arabia è arrivata con un apparente problema, soprattutto sul posteriore di carico. Hanno faticato un po' a mettere in temperatura le gomme e hanno portato una configurazione di carico aerodinamico superiore a quella di tutti gli altri, superiore a quella che era prevista. E c'è un problemino da questo punto di vista sulla gestione del carico sul posteriore di Ferrari? L'ha detto anche Leclerc, ha detto che facevano fatica ad accendere sia in qualifica che in gara, rispettivamente le rosse e le bianche, credo. Quindi un problema di carico l'avevano. Quello che dici tu è testimoniato dal fatto che stanno lavorando sulla profilatura delle fiancate tra Giappone e Imola e anche sul fondo per acquistare maggior carico. Quindi la tua domanda è pertinente, la loro risposta è già pronta, e io faccio semplicemente lo spettatore e spero che funzioni. Certo. Di questioni che circondano il mondo della Formula 1 ce ne sono tante, anche abbastanza curiose, non ultima quella di Massa, che ha ufficialmente citato in giudizio FIA. La domanda che ti faccio è: ce n'era proprio bisogno? Fa bene secondo te? Ma
guarda, io con lui ci parlo spesso, il discorso è che se fosse capitata uno di noi quello che è capitato a lui, cioè avremmo fatto la rivoluzione. Come? Avremmo fatto la rivoluzione. Voglio dire, ma non tanto quello che gli è capitato nel 2008, che quello ci può stare, ma 15 anni dopo scopri che non ti hanno dato il mondiale perché avevano paura di far brutta figura, è chiaro che ti arrabbi. È chiaro che, secondo me, qualche cazzotto sul lavandino del bagno l'ha dato quella sera che ha letto quelle cose lì. Poi, tolto il momento del cazzotto ai sanitari, si pone il problema di cosa fare, e credo che lui abbia prima di tutto provato a trattare, non l'ha fumato nessuno. Punto, è chiaro che la metti sul piano legale, e guardate che è una questione legalmente interessante, perché la frode è imprescrittibile. Certo. Cioè, se io ho vinto un campionato e non dovevo vincerlo perché avevo un motore di 6.000 e viene provato che era, o addirittura confesso che l'avevo di 6.000, quello che è arrivato secondo ha ancora il diritto, anche 20 anni dopo, a reclamarlo lui quel mondiale. Certo. Quindi, insomma, non lo so. Poi comunque l'Alta Corte di Londra è un tribunale civile, non è un tribunale sportivo. Chiaro. Le basi legali ci sono, insomma. E voi sapete che il tribunale sportivo, di fronte all'ingiunzione del tribunale civile, è costretto a prenderne atto. Chiaro. Quindi, se se il tribunale civile dice che c'è stata frode e che un titolo è stato assegnato indebitamente, e dà come segnale all'autorità sportiva di prenderne, l'autorità sportiva, che evidentemente non è domiciliata nello stesso luogo, può non ottemperare, ma automaticamente subisce un vulnus, una sconfitta d'autorevolezza immensa. Quindi non solo, ma ballano anche 82 milioni di euro di risarcimento, che non sono proprio nocciolini. Cioè, pensate che se l'Alta Corte di Londra gli dà ragione e gli dice vabbè, mondiale no, però gli 82 milioni di dollari di danno li hai avuti, dico, manda la FIA per la strada. Sì. Cioè, li manda veramente in mezzo alla strada. Ora è chiaro che a quel punto dicono, ma non è che per caso vuoi il mondiale, la chiudiamo qua, parliamone. Cioè, dopo diventano loro che dicono, ma becca adesso mondiale e famo pari, vai. Al limite ex aequo, io seriamente, io l'avevo scritto e l'ho sempre detto, quella storia lì finirà il giorno in cui tireremo un bel respiro e diremo la diamo ex aequo a lui, a Hamilton, non la togliamo a nessuno. Insomma, è un mondiale che è uno e binario, non uno e trino, ma uno e bino. Cioè, voglio dire, bisogna fare uno sforzo del genere per chiudere quella storia, perché se no non se ne uscirà mai più. Sempre che l'Alta Corte di Londra ha ragione a massa, perché se gli dà torto siamo già a posto. È chiaro. Ma ho qualche simpatico dubbio. Qualche cavillo lo troveranno alla fine. Ma è che, allora, se ammettono o no l'intervista di Charlie Whiting come prova, quindi è un problema più procedurale. Perché se ammettono come prova quello, ammettono come prova le dichiarazioni di Ecclestone. Però sai, non è così, perché in giudizio, come dire, a meno che ci siano delle dichiarazioni irripetibili come quelle di Whiting, perché è morto, e quindi vabbè, lì o la prendi o non la prendi, quella quando l'ha detto che è andata così, ma Bernie lo convocheranno. E sai che Bernie è uno strano, perché adesso lui, se dice sì, ha ragione Massa, ho sbagliato,
paga la FOM, non è che paga lui, che certo. È stato citato anche lui, ma è evidente che la maggior parte dei soldi li paga la FOM. E lui di far pagare la FOM è tutto felice. Cioè, guardate che si mette una storia, secondo me, ecco, mentre quella dei Red Bull Boys mi sembra veramente di cattivo gusto, questa invece è una telenovela che sta in piedi. O comunque ci siamo ridotti a parlare del fondo della Ferrari, del Red Bull Gate e del Massa Gate. Esatto. Cioè, vedete, esatto. No, voglio dire, la Formula 1 è tutto uno spin-off. È tutte le serie parallele, perché la serie principale è talmente pallosa che cambiamo canale e guardiamo le serie parallele. Esattamente. Ma c'è un'altra questione che volevo chiederti, tornando proprio per un attimo all'ambito sportivo, perché guardando la classifica del campionato costruttori c'è una spaccatura netta tra i top team e la seconda metà della griglia in termini proprio di punteggio. Segno che c'è una differenza prestazionale enorme, che Red Bull e Ferrari sembrano essere partite con una marcia in più, forse anche due rispetto agli altri, però la domanda che mi faccio è se per esempio Ferrari a un certo punto dovrà guardarsi più le spalle che guardare davanti Red Bull, perché gli altri poi a un certo punto arriveranno. Ma guarda, non lo so, perché bisogna vedere se la Ferrari va in calo come nel 2002 o va in crescita come nel 2023. Nel 2022 o nel 2023, perché ha avuto due stagioni dal trend opposto, no? Quindi il 2024 sarà una stagione di calo, di costanza oppure di crescita. Sì. Questo in tale momento non abbiamo ancora elementi per dirlo. Di certo io credo che stiamo parlando di una lotta per il secondo posto che secondo me non dovrebbe entusiasmare neanche i parenti del povero Mateschitz. Cioè, voglio dire, chi se ne frega chi arriva secondo. Certo. Purtroppo esistono ste astrazioni e la colpa siamo noi, ma la colpa me ci metto anch'io, che è chiaro che dobbiamo tenere in piedi il teatrino fino a dicembre, e quindi ci inventiamo addirittura la lotta per il terzo posto costruttori. Ho sentito dire anche questo. Sì. Cioè, voglio dire, dai, per limite cortesia, proprio. Cioè, voglio dire, è come chi è, insomma, il quart'ultimo somaro del liceo. Cioè, oramai siamo a questo. Cioè, la verità è che, parliamoci chiaro, c'è una situazione in cui c'è un calo verticale di telespettatori e quindi di abbonati, ma non in Italia, in tutto il mondo. Cioè, la Formula 1 sta diventando un evento che è bello andarla a vedere, come è bello andare all'apertura della scala, perché almeno ti metti la pelliccia e i gioielli. Anzi, la pelliccia adesso non più, ti metti il doppio dei gioielli, quindi. Però non te ne frega niente del bel canto e vai lì solo per ostentare che ci vai. Quindi questo è il motivo per cui i biglietti attraggono anche gente che all'automobilismo non è minimamente portata, l'automobilismo da corsa. Però gli abbonamenti della Formula 1 e soprattutto addirittura gli spettatori, tra quelli che hanno pagato l'abbonamento, perché tanti di quelli che hanno pagato l'abbonamento l'hanno pagato e non lo guardano, che sono come cristiani che si battono il petto, però in realtà in chiesa non vanno, e quindi i non praticanti, se mi permetti il parallelismo, stanno aumentando. Sì. E questo è un problema, perché sono quelli che fanno parte, io dico, non del tutto ingiustamente, comprensibilmente, della schiera di coloro che la lotta per il secondo e il terzo posto costruttori non gliene potrebbe fregare di meno. È chiaro, è chiaro. E come ci dice da YouTube il Andrea Zorzan, un nostro follower, ci dice: il secondo è il primo dei perdenti, tanto per citare qualcuno. Sì, sì, sì. No, ma oltretutto c'è questo discorso che, cioè, io sento dire una cosa della Ferrari che ne lascia particolare, cioè dice: sì, però è la seconda forza. Una volta era un insulto. Eh sì. Cioè, voglio dire,
allora, se dicono seconda forza alla Haas, stappano lo champagne, certo, di annate improbabili. Ma se lo dicono alla Ferrari, la seconda forza, deve essere un insulto, cioè, veramente. È un problema. Cioè, io mi incazzerei. Cioè, sì, voglio dire, sì, giusto. E invece siamo lì, dice no, ma allora io voglio vedere se noi la nazionale di calcio, ma noi gli ultimi mondiali che fa fatica a qualificarsi, che è peggio dell'Andrea Moda, ma voglio dire, se la nazionale, quando arriva bella ignorante nei mondiali, che comincia a essere ai quarti di finale, che cominciano a giocare in maniera decente, gli diciamo dai che puntiamo a essere la seconda forza, ti lapidano, certo, cioè ti vengono a cercare, cioè con i pullman per piatta schiaffi. Allora, perché noi dobbiamo far passare sto fatto che dice però la Ferrari dai è sicuramente la seconda, è una brutta cosa. Cioè, il vero problema è che sono tutte seconde forze, la McLaren è lì, è partita peggio di prima, però meglio che la seconda non può fare, e la Mercedes peggio. Cioè, perché la Red Bull è completamente imprendibile, soprattutto di quanto è imprendibile, quanto fa finta di andar piano, perché secondo me se vogliono danno mezzo giro a tutti. Sì, ma infatti quello è anche quanto margine hanno ancora, quella è un'altra domanda. La vera domanda, il vero scoop lo fa, che dice guardate, questi hanno in realtà non tre decimi in prova e 4-5 in gara, ma hanno in realtà in prova, vanno tranquilli per non far saltare il banco, no? Perché il casino poi salta se vince sempre quello. Però in gara hanno un secondo giro a tutti, vero? Come io penso. Ma Mario, pensi che l'attacco a Red Bull, diciamo l'attacco che c'è stato in tutti questi giorni, possa venire anche un pochino dall'esterno? Ma dopo è chiaro che tu guarda nell'ultima conferenza stampa Zak Brown e Toto Wolff che l'hanno sbranato. Esatto. Mi riferivo proprio a quello. Ma io non credo che loro stiano facendo una jihad per o dei costumi sessuali più morigerati, onestamente. No, per carità. Cioè, ne sarei particolarmente sorpreso. Sì. Io li vedo della serie appena questo c'ha un sopracciglio che sanguina, noi andiamo lì con lo scalpello. Sostanzialmente è sto gioco sporco qua, che è anche comprensibile, anche perché non sanno più che pesci pigliare questi. Sì, esatto, proprio per questo. Cioè, o la buttano sul fatto che questo è un impresentabile mandrillo, adesso vabbè lo dico così per scherzo, insomma, non, certo, è che non lo penso neanche lontanamente, certo, però sostanzialmente hanno voluto dire che loro si uniformano ai criteri dell'inclusività, del trattamento, della parità e tutto, cioè volevano dire questo è uno zozzone, insomma, o c'è il rischio che sia uno zozzone, quindi se è uno zozzone non lo vogliamo. E poi io voglio dire, io evangelicamente me la caverei con chi è senza peccato scagli la prima pietra, certo, ma visto che non devo cavarmela da parroco, ma facendo un commento serio, dico, è logico che questi dove possono ci tirano il cappello, sì, anche sì, perché sì, quel secondo al giro, e non è il secondo al giro di macchina, ma è il secondo al giro che è la somma probabilmente dei 6-7 decimi della macchina più 2-3 decimi del pilota migliore, sì, cioè, ma questi hanno in pancia un secondo al giro da dare a tutti, e questo significa che per un paio d'anni stanno ancora si protrae il problema. Sì. Il concorso è chiuso, sì, cioè con Pion Class è finito. Senti Mario, ti rubo soltanto un altro paio di minuti per parlare del tuo libro La favola rossa, leggendario trionfo della Ferrari alle 24 ore di Le Mans 2023, sì. E sì, disponibile un po' dappertutto. Stai andando in giro a fare un po' di presentazioni, dove ti troveremo prossimamente? Ma mercoledì sto a Prato al Club Rote Classiche, che è un po' un enclave di appassionati di grande livello come cultura automobilistica e accoglienza e preparazione, quindi, ma al di là di questo, perché non esistono
appassionati di Serie A, B o C, o bronze, platinum o silver, per richiamare sì. Ecco, per richiamarci appunto a... Io direi che esistono appassionati e basta, grazie a Dio, e sono anche rari quelli veri, grazie a Dio ne ho molti che ne vedo attorno, e quindi questo mi rende particolarmente contento. C'è una voglia di riscoprire la parola scritta rispetto all'immagine, c'è una voglia di meditare, di custodire, di glorificare anche momenti belli come quello della vittoria della Ferrari a Le Mans, che è particolarmente in attesa, leggendaria, e che resterà. Questo è l'unico modo, perché non ci sono, non è che è il più bel libro su sta storia, è l'unico, quindi voglio dire, insomma, anche malgrado me, dovete prenderlo in considerazione se vi interessa l'argomento. Comunque no, scherzi a parte, guarda, io non l'ho manco scritto sto libro, perché in realtà è la raccolta di tutte le cose che ho scritto stando una settimana a Le Mans per la gara e scrivendo 25 articoli. Sì. Poi alla fine ho capito che avevo visto una cosa importante, bella, a suo modo leggendaria, quindi ho messo insieme, rimettendomi alla clemenza del lettore, tutto quello che avevo scritto come fosse in diario, è uscita fuori a quanto pare una cosa che io preferisco a quello che avrei potuto fare riscrivendo a freddo e guardando indietro. Ho preferito il diario e il commento proprio istintuale, a caldo, in diretta, e alla fine ho messo insieme, ho salvato tutto, salva col nome, l'ho chiamato La Favola Rossa, e resta un libro che è stato scritto non sapendo d'essere un libro, perché forse è la cosa più spontanea e inattesa, tale quale pari alla vittoria della Ferrari, quindi tutte robe inattese, spontanee. Certo, che poi alla fine sono sempre le più migliori, belle. Sono le migliori. Ma sì, ma speriamo, ma sì, certo. Almeno per la Ferrari sicuro. Ecco. Ah beh, certo, sicuramente. Mario, ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo, e tornerò a disturbarti in futuro per carpire qualche tua opinione. Quando volete, per me una chiacchierata tra amici, un caro saluto, buona serata. Grazie Mario. Bene ragazzi, allora noi rientriamo, anche perché siamo andati lunghissimi, però io ci tenevo particolarmente ad allungarmi un pochino più con Mario, giusto, perché poi le informazioni che ci dà lui sono sempre veramente di prim'ordine. Però a questo punto, Paolo, velocissimamente, siamo giunti al tuo segmento, e dacci un'anteprima. Beh, Forti Corse è uno delle avventure più particolari che ci possono essere state in Formula 1, quindi è interessante rivederla, proprio perché dà il segno della differenza tra la Formula 1 di oggi e la Formula 1 di almeno 30 anni fa. Bene, bene. E allora direi che è arrivato il momento di andarcelo a gustare, ci troviamo dopo per i commenti finali. A più tardi. If you're enjoying this podcast, please leave us a review. Intraprendenza, intelligenza, coraggio e talvolta un pizzico di fortuna sono gli elementi indispensabili per ottenere i risultati che possono rendere indimenticabile la storia di un team di Formula 1. Ma forse non c'è soltanto quello. A spingere gli imprenditori del mondo dei motori verso un'avventura spesso difficile da sostenere, c'è la voglia di vincere, non solo in pista ma anche fuori, dimostrando di avere ragione su tutto e su tutti, senza che alcuna difficoltà possa porre limiti ad una passione che di limiti non vuole neanche sentirne parlare. È proprio questa la storia del team Forti Corse e del suo resiliente titolare, Guido Forti, un ex pilota e meccanico della provincia di Alessandria che nel sogno della Formula 1 ha speso ogni sua risorsa. Guido, nato il 10 luglio del 40 a Castelnuovo Scrivia, provincia di Alessandria, si era avvicinato alla passione dei motori fin da piccolo e suo padre, titolare di una macelleria di Castelnuovo, lo aveva capito da subito. Lo aveva infatti sostenuto in quell'attività nonostante la condizione economica della famiglia fosse comunque modesta, permettendogli di impegnarsi dopo la scuola con un piccolo kart sulle piste locali piemontesi. Proprio per questo Guido era divenuto alla soglia dei 20 anni un pilota di buon successo nella Formula 875 Monza, una serie per piccole monoposto costruite spesso artigianalmente, alimentata da un motore Fiat 500 simile alla ben più blasonata Formula Ford, anticamera dell'automobilismo sportivo professionistico di quell'epoca. La sua è una passione pura, scarsamente supportata dalle magre risorse economiche del padre, e proprio per questo la carriera dietro al volante aveva necessariamente dovuto dividersi con quella di gestore delle sue risorse.
manager e soprattutto meccanico di se stesso, aveva infatti scoperto di essere bravo anche in quell'attività, che tra l'altro iniziavano a piacergli. Forse anche più di quella di pilota. È così che nel 1968 si dedica, con lo stesso entusiasmo, anche all'elaborazione dei motori della nascente Formula 3, oltre che a quelli della sua Formula Monza, divenendo un affermato preparatore. Il passo successivo di quel percorso è la creazione di una piccola società per la fornitura di pezzi di ricambio e attrezzature da corsa, la GF Racing, che Forti fonda nel 1968 insieme al socio Mauro Ghisleri, anche lui appassionato team manager di una piccola squadra di Formula Monza. Ed è proprio grazie a quell'attività che Guido può conoscere un altro famoso tecnico piemontese, Pino Repetto, con il quale dal 71 inizia una stretta collaborazione che si rivelerà molto proficua. Forti lavora infatti dal 72 al 77 come tecnico di pista di Repetto per molte delle scuderie di Formula 1 che si sfidano nei campionati italiano ed europeo della categoria, ormai divenuta il trampolino di lancio verso la Formula 1. E insieme a lui inizia un giovane ingegnere, Paolo Guerci, con il quale Guido condivide molte delle scelte tecniche. Tra i due si stabilisce un rapporto di stretta amicizia che va oltre il lavoro e che suggerisce loro di intraprendere una carriera comune nel mondo delle corse automobilistiche. Sarebbe interessante infatti per entrambi mettere in piedi una scuderia che permetta loro di misurarsi con la pista inserendosi nell'ambiente sportivo che già conoscono da qualche anno. Nasce così nel 77 la Forti Corse, il team che porta il nome dell'ex pilota alessandrino, principale finanziatore dell'operazione dopo la vendita delle sue quote della GF, di cui Guerci diviene socio al 49%. L'esperienza organizzativa e commerciale di Forti e le ottime capacità ingegneristiche di Guerci permettono alla piccola squadra di iniziare subito a far conoscere il proprio nome in Formula Ford 2000, dove lo staff piemontese si presenta in griglia in quella stessa stagione con Teo Fabi, astro nascente delle quattro ruote del bel paese. Ed è un successo praticamente immediato. Fabi infatti conquista al primo colpo il campionato italiano di Formula Ford, la vetrina che lancia definitivamente come vere rivelazioni di quel trofeo sia lui che la Forti Corse, proiettandoli entrambi nella categoria superiore, anche se su strade diverse. Il pilota milanese nel 78 infatti segue l'europeo di Formula 3 con la squadra ufficiale Osella, e per la Forti, spinta dallo spirito imprenditoriale di Guido, sempre appoggiato dall'amico Paolo Guerci, si aprono le porte della nascente Formula 3 sudamericana. I due soci ingaggiano per il 79 il pilota argentino Oscar Larrauri, anche lui un talento in crescita del suo paese, che con la Forti conquista il titolo di campione argentino di Formula 3 in quello stesso anno. È la spinta che convince Guido e Paolo a tornare nel vecchio continente, nel 1980, coscienti che a questo punto, avendo accumulato una buona esperienza, potranno affrontare al meglio la sfida del titolo europeo di Formula 3, cercando di inserire la Forti Corse tra le squadre più in vista di quel campionato. Purtroppo i risultati della stagione 1980 nella Formula 3 europea stentano ad arrivare, complice una serie di sfortunate gare. Molto meglio ripiegare sul campionato italiano, dove i ridotti spostamenti per raggiungere i campi di gara permettono di concentrare al meglio le risorse economiche del team, fornendo, tra l'altro, a Guido e a Paolo la possibilità di raggiungere risultati sicuramente più edificanti sia per loro che per i piloti della squadra. È un'ottima decisione. E il primo ad agguantare il tricolore di Formula 3 nell'85 è lo svizzero Franco Forini, un'affermazione cui seguiranno quelle di Enrico Bertaccia nell'87, Emanuele Naspetti nell'88 e Gianni Morbidelli nell'89. Con quest'ultimo che, nello stesso anno, si aggiudica sempre con la Forti Corse anche la gara di assegnazione della Coppa Europa di Formula 3, il titolo sostitutivo del campionato europeo che era stato abolito nell'85. Per lo spirito indomabile di Forti, un tale carico di vittorie è il motore del cambiamento che coinvolge l'intera squadra e che nella sua mente il manager ha già iniziato ad organizzare. Sin dal 1987 Guido ha avviato una collaborazione tecnica col team Venturini e con la Dallara, fornitrice della squadra nel campionato internazionale di Formula 3000. E Paolo Guerci è ancora una volta al suo fianco, fiducioso nelle capacità organizzative dell'amico e socio. Si impegna infatti oltre che nella preparazione delle vetture con le quali tra l'87 e l'89 il team Forti affronta la pista, anche come direttore tecnico al muretto del team. L'inesperienza nella nuova categoria, nella progettazione delle monoposto, è però un elemento fortemente condizionante. I campionati 87 e 88 infatti negano qualsiasi risultato utile in classifica per la scuderia piemontese, relegata in coda alla classifica, e per ottenere un miglioramento occorrerà attendere l'anno successivo, l'89, in cui la Forti Corse conquisterà i primi punti validi per il campionato. A quel punto il peggio sembra essere passato. Il 90 della Formula 3000 vede in pista team dai nomi famosi quali Jordan Racing, Leyton House e Pacific Racing, e a condurre le monoposto di questi ed altri marchi famosi si ritrovano sui tracciati nomi altrettanto noti, piloti come Heinz Arafrensen o Damon Hill, Enrico Ma o Andrea Mortermini,
che negli anni successivi, con alterna fortuna, popoleranno anche gli abitacoli della Formula 1. È un campionato di caratura internazionale in cui, malgrado il budget non certo esplosivo, la Forticorse, con il solo Gianni Morbidelli come titolare, non vuole comunque sfigurare. E si rivela infatti un'ottima annata, che vede la prima vittoria della monoposto piemontese in Formula 3000 sul circuito di Pergusa e una serie di piazzamenti che accompagnano la Forticorse al quinto posto della classifica finale. Ma i risultati migliori per il team devono ancora arrivare. Nel 91 infatti la Forti, che già si era messa in evidenza nella stagione precedente, si conferma come una delle squadre rivelazione del campionato internazionale. E proprio per questo Guido Forti e Paolo Guerci decidono di concentrare tutte le loro risorse proprio in quella categoria, abbandonando di fatto la Formula 3. Il nuovo alfiere della Forti è Emanuele Raspetti, pilota solido che aveva già avuto una bellissima esperienza proprio in Formula 3 con la scuderia di Alessandria. Una scelta che in quella stagione porta al team ben 4 vittorie consecutive e un terzo posto finale importanti sia per ciò che riguarda l'aspetto sportivo che per l'avvicinamento di nuovi sponsor alla squadra per l'anno successivo. Quei successi infatti incrementano la visibilità della squadra e di conseguenza gli introiti economici del team, risorse insperate con le quali Forti si assicura la possibilità di iscriverle alla sua squadra anche al campionato 1992 di Formula 3000, certo di poter ottenere risultati ancora migliori. Nelle prime 6 gare del trofeo, a guidare la Reiner motorizzata a Fort Cosworth della compagine alessandrina è ancora Naspetti, che vince già dal Gran Premio di Pau in Francia. Ma la sua presenza nell'abitacolo della Forti non dura per l'intero campionato. Al Gran Premio di Germania, infatti, la sua carriera prende una svolta decisa verso la Formula 1, che lo spinge inesorabilmente a lasciare la Formula 3000, mentre è primo in classifica con la vettura del team di Alessandria. La March Ilmor lo ha chiamato per il debutto nella classe regina, mentre la Jordan GP è intenzionata a ingaggiarlo come pilota collaudatore. A sostituirlo nel 92 sarà chiamato ancora una volta un italiano, Andrea Montermini, il quale, malgrado disputi solo le ultime 4 gare del campionato con la Forti, riesce comunque a mantenere alto l'onore della squadra. Con la Reinhard spinta da un motore Ford Cosworth 3000, il pilota di Sassuolo ottiene infatti 2 primi posti assoluti a Spa e Albacete, che uniti alla vittoria già conquistata al Montmeló e altri piazzamenti, lo proiettano direttamente al secondo posto della classifica finale. La scuderia Forti sembra a questo punto aver onorato il nome che porta, dimostrandosi uno dei team di testa di quel campionato, e nella mente di Guido, vulcanico come sempre, prende ancora più vigore l'idea che aveva guidato la sua avventura sin dall'inizio, il salto in Formula 1. Ma il socio Paolo questa volta non è del tutto d'accordo. Guerci infatti, nonostante i successi che affollano il palmarès della scuderia, vorrebbe ancora consolidare la posizione della Forti, permettendo al team di conquistare definitivamente il campionato 1993 di Formula 3000, che rappresenterebbe il vero trampolino verso la Formula 1 per il nome della Forti Corse. Guido questa volta segue quel consiglio, ma continua a coltivare il suo sogno, che viene soltanto rimandato. Anche per questo inizia a stringere accordi con sponsor e piloti in grado di portare alla squadra l'apporto economico indispensabile al grande salto, ingaggiando a tale scopo Pedro Diniz, possessore di un portafoglio di alto livello, benché non particolarmente dotato in pista, e ponendo al suo fianco il francese Oliver Beretta, un pilota di talento che intraprende sin da subito un accanito confronto per il titolo, in opposizione alle prestazioni scadenti del ricco compagno di squadra. Il titolo 93, malgrado tutto, non arriva, e la Forti chiude solo al 6° posto della classifica finale, ma questa flessione nei successi del team non serve comunque a placare il sogno di Guido Forti. Il manager piemontese vuole sempre arrivare in Formula 1 e neanche questa volta può contare sull'appoggio di Guerci. L'ingegnere non vuole entrare in un'avventura che ritiene troppo grande per la piccola squadra e a quel punto cede la sua parte a Carlo Vallarino Gancia, imprenditore dell'omonima famiglia di viticoltori, nonché manager di Pedro Diniz, lasciando per sé soltanto il ruolo di direttore tecnico della scuderia di Formula 3000, che comunque almeno per il 94 continua la sua attività. Dalla fine del 93 Guerci resta in effetti da solo alla direzione del team, mentre il suo ex socio e Carlo Gancia si dedicano quasi esclusivamente alla costruzione della squadra per la categoria regina, cercando in quell'ambito di mettere in piedi l'organizzazione necessaria ad iniziare la stagione 95 nel miglior modo possibile. Per riuscire nell'impresa partono con l'ingaggio degli ingegneri Giorgio Stirano e Sergio Rinland, che attraverso il bagaglio tecnico accumulato in Formula 1 rispettivamente con Osella e Brabham si occuperanno della progettazione di un monoposto quanto più competitiva sia possibile. Nasce così la Forti FG01, una vettura tutto sommato abbastanza convenzionale nella tecnica costruttiva, su cui verrà montato un motore Ford EDD 3000 V8 da 580 cavalli.
un progetto in gran parte finanziato dalla filiale brasiliana della Ford, su cui Abilio Diniz, ricco e potente padre del pilota titolare, aveva fatto un pressing importante. E ad affiancare Pedro Paulo con la seconda Forti arriva l'esperto Roberto Moreno, anche lui ben equipaggiato economicamente, oltre che più affermato del giovane connazionale. La Parmalat Brasile, sponsor principale dell'operazione e il denaro portato in dote da Diniz, a fronte di un contratto triennale con la Forti, assicurano almeno per il 95 che tutto sia pronto per donare a Guido la realizzazione del suo sogno. Ma purtroppo quel sogno, per il costruttore piemontese, ben presto si trasforma in un incubo. Il 95 infatti è un'annata di ritiri, 18 in tutto per entrambe le monoposto, mancate qualificazioni e risultati deludenti, ottenuti con una vettura pesante, inadatta agli standard di una Formula 1 in continuo cambiamento. Una stagione che manda letteralmente in frantumi la reputazione di team solido e affidabile che la Forti Corse aveva costruito in Formula 3 e Formula 3000 negli anni precedenti. Ed a nulla vale il lavoro di sviluppo che i tecnici della Forti perseguono durante l'intero 1995, arrivando ad alleggerire l'auto di ben 60 kg e dotandola di un cambio semiautomatico. Semplicemente la monoposto non è efficiente e l'unico risultato utile di quella stagione è il settimo posto al Gran Premio di Australia, a ben 4 giri di ritardo dal vincitore Damon Hill. Il peggiore dei possibili scenari a quel punto si realizza. Pur avendo a disposizione buone risorse, il team non arriva che al terz'ultimo posto in campionato, con 0 punti. E per il 1996 le cose non migliorano assolutamente, anzi, se possibile, precipitano ancora più velocemente verso il fallimento totale. La situazione economica del team si aggrava infatti dopo il passaggio di Diniz alla Ligier, alla fine della stagione, privando la Forti Corse della maggior parte delle sue risorse finanziarie, riducendo ulteriormente la possibilità di riprogettare una macchina competitiva. Ed anche l'altro pilota, Roberto Moreno, a quel punto, vista la rapidissima discesa intrapresa dal team, lascia la squadra per rifugiarsi nel campionato kart americano. A sostituire i piloti sudamericani subentrano così due degli italiani più promettenti nel panorama della Formula 1 di quegli anni, Luca Badoer, che aveva lasciato la Minardi, e Andrea Mortermini, appena fuoriuscito dalla Pacific. Sergio Rinland, da prima progettista, assume il ruolo di direttore tecnico e come team manager viene scelto il nome eccellente di Cesare Fiorio, ex di Ferrari prima e Ligier poi, oltre che direttore della squadra Lancia, campione del mondo rally. Il gruppo, malgrado l'entusiasmo, sa di non poter fare molto per migliorare la situazione, ma si impegna ugualmente, sperando di risalire la china dopo l'inizio del campionato. Purtroppo, come spesso accade, se qualcosa può andare ancora peggio, lo farà sicuramente. Nel 96 la regola del 107% imposta dalla FIA, che limita la partecipazione alle vetture che ottengano in qualifica un tempo superiore a tale percentuale rispetto a quello del poleman, trova la sua prima applicazione nel Gran Premio del Brasile. E la FG01B, versione riveduta ma ugualmente poco efficiente della FG01 della stagione precedente, cade nella tagliola che la esclude dalla griglia proprio alla prima gara. Un limite che neanche la FG03, il modello seguente della Forti, sceso in pista al Gran Premio di San Marino di quello stesso anno, riesce a superare. In un inizio difficile, che convince la Parmalat, sponsor che aveva già ridotto la propria presenza sulla carrozzeria della Forti, ad abbandonare del tutto la squadra al Gran Premio di Monaco del 96, subito dopo il ritiro di Badoer in gara e la mancata partecipazione di Montermini per un incidente in prova. La situazione economica della Forti Corse a questo punto è drammatica, ma forse non tutto è perduto. A sorreggere la Forti Corse arriva il gruppo Shannon Racing, una strana società di diritto irlandese che si era interessata in precedenza anche ad una sponsorizzazione del team Minardi, mai andata a buon fine. La Shannon aveva posseduto una sua scuderia di Formula 3 che aveva partecipato solo a 2 gare di campionato e aveva deciso molto in fretta di approdare in Formula 1. E per Guido Forti, questa sembra l'ancora di salvezza che gli permetterà di mettere fine ad un'avventura che, a fronte di risultati totalmente inesistenti, si è rivelata fallimentare, prosciugando ogni sua risorsa economica. È così che, malgrado non conosca sino in fondo l'affidabilità della Shannon, il 30 maggio del 96 Guido firma un contratto di cessione del suo 51% della Forti Corse, mettendo fine al sogno che lo aveva condotto in Formula 1. L'operazione purtroppo si rivelerà un'enorme truffa ai suoi danni. Dalla Shannon Limited Forti non riceverà mai un singolo dollaro a fronte del fallimento che la società irlandese metterà in atto dopo aver disputato solo le qualifiche del Gran Premio di Spagna di quella stagione. Ancora sotto il nome di Forti Corse, ma con le livrea bianca e verde che la distingueva già dalle formule minori. Per giunta, non superando neanche la tagliola del 107% in qualifica. Un triste epilogo per il team piemontese che, non avendo più a disposizione abbastanza fondi e non ottenendo risultati utili, benché ritornato nella piena proprietà del suo fondatore, è costretto comunque a ritirarsi anticipatamente dal campionato.
Il tutto dopo aver nuovamente mancato la qualificazione dell'ultima sua gara in Gran Bretagna. E dopo che nell'appuntamento successivo in Germania, non avendo saldato i debiti con la Cosworth, non riesce a ottenere la fornitura dei motori per la gara, chiudendo definitivamente l'avventura in Formula 1. La conclusione più triste di una vicenda sportiva tanto comune nella Formula 1 del passato, costruita su uno strano mix di improvvisazione, genio e a volte, come nel caso della Forti Corse, di sprovveduta ingenuità. Lontana dall'ipertecnica programmazione del motorsport moderno, in cui ogni dettaglio, sia logistico che sportivo, viene posto in esame decine di volte prima di essere definitivamente deliberato, specialmente nella categoria che rappresenta l'apice effettivo di questa specialità. Forse proprio per questa sua peculiarità vale ancora la pena di raccontare la storia della Forti Corse, come quella di tante altre meteore dimenticate di questo sport, che pur non avendo saputo sostenere il peso di un professionismo esasperato, hanno comunque lasciato un semplice ricordo in chi le ha viste correre, nei gran premi che hanno segnato la storia della Formula 1. Follow us where you get your podcasts from. E allora, molto bene, siamo rientrati in studio 22:40 del 18 marzo. Ragazzi, siamo nella week race del Gran Premio di Australia e vediamo un po', noi ci proviamo a seguirlo. Laura, tu secondo me ti riempirei di caffè per non perderti nulla, lo so, ti conosco. E non ti sentiamo, Laura, mi sa che sei ancora in muto. Eccomi, no, perché devo seguire anche Formula 2 e Formula 3 IndyCar. Eh no, certo, le cose vanno fatte bene, sì, sono d'accordo. Ragazzi, siamo in un ritardo pazzesco. Quindi io vi saluto, vi ringrazio. Scusateci, ma ci piace chiacchierare. No, ci piace tantissimo chiacchierare, questo è purtroppo il nostro difetto, siamo qua per questo. Benissimo, allora la puntata numero 157 termina qua da Fabrizio Monaco, Paolo Senni e anche da Laura Piras. Buon race weekend a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Buona gara. Full Gas termina qui. Seguiteci su www.fullgaspodcast.it. Appuntamento alla prossima settimana.